Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglie Uncinetto. In questo periodo sono stata un po' lontana dalle telecamere per necessità familiari, quindi per vicissitudini, diciamo, un po' relative, diciamo, alla gestione della famiglia, per cui non ci siamo viste per un po'. Questo non vuol dire che io non abbia creato in questo periodo, in effetti ho creato dei maglioncini per le mie bambine e volevo condividere con voi appunto uno dei modelli che in questo periodo mi è riuscito meglio, quello che ho realizzato in un numero, diciamo, maggiore di varianti. Per farlo oggi vi farò vedere cosa è necessario utilizzare. Allora, io utilizzerò questo filato della Filati Rose Biella, che si chiama Jacquard. Questo è un filo stampato che nella lavorazione crea dei motivi Jacquard ed è molto bello. Vedete anche nell'immagine un pochino si vede, però comunque quando vedrete la lavorazione vedrete che è veramente molto bello. La composizione, adesso prendo un'altra fascetta, la composizione è 60% lana, 40% acrilico, sono 232 metri in 100 grammi e si lavora con i ferri del 4-4,5. Io invece utilizzerò per l'inizio ferri del 3,5 per fare il collo. Allora, quello che ci servirà oltre al filato è un paio di forbici, un segnapunti, soltanto uno, e vedrete adesso anche perché, e poi ci serviranno due ferri circolari, uno del 3,5 e uno del 4, quello del 3,5 con il cavetto più corto da 20 centimetri, quello da 4, quello con un cavetto da 40 centimetri. Vedete, le punte del 3,5 sono anche corte perché così ci consentirà di fare più agevolmente il collo senza utilizzare neanche la tecnica del Magic Loop. Allora, iniziamo il nostro lavoro prendendo il filato e avviandolo con la tecnica del long tail cast on, che vi faccio vedere, anche se l'abbiamo visto in un video di scuola di maglia, perché ho utilizzato questo trucchetto in modo da fare venire diciamo la parte finale dello scollo un po' più elastica e soprattutto per rendere più agevole la lavorazione dei primi giri. Allora, vedete, io ho preso le due punte dei ferri e le ho affiancate, quindi il mio long tail cast on lo faccio non su una punta di ferri, ma su entrambe. Vedete? In questo modo, quando io farò scorrere via uno dei due ferri, avrò uno spazio di lavorazione che è molto più ampio e che sicuramente mi darà un'elasticità maggiore quando poi andrò a realizzare i giri successivi e quindi mi darà più agio per farlo passare dalla testa. Allora, io adesso devo mettere sul ferro 82 maglie, ovviamente non ve lo, 84 maglie, ovviamente non ve lo faccio vedere perché diventa un lavoro lunghissimo. Ci vediamo alla fine del giro. Ed ecco qua, io ho messo tutti i miei punti sul ferro, adesso non mi resta che sfilare uno dei due aghi, vedete? Così lo sfilo, lo faccio uscire e ho i miei punti già pronti per la lavorazione. E vedete, sono molto morbidi, per cui anche nei giri iniziali di lavorazione non si farà fatica a lavorarli. Allora, vi faccio vedere come si inizia il lavoro, lo sappiamo, l'abbiamo visto nella scuola, però lo vediamo insieme. Io avvicino le punte dei ferri, lascio il filo sulla destra, facendo attenzione a utilizzare quello che proviene dal gomitolo e non quello che ho utilizzato per la lavorazione, lo tengo da parte e inizio a fare. Sto attenta che tutti i punti siano nello stesso verso, vedete? Dovete evitare che giri il lavoro. Entro nel primo punto e faccio una maglia dritto, poi faccio ancora una maglia dritto. Poi faccio una maglia rovescio. E una maglia rovescio. Poi faccio ancora una maglia dritto. Ah, ecco, siccome iniziamo con un collo che è formato di coste 2-2, i punti devono essere sempre multipli di 4.
Uno e due. Possiamo anche farlo con il metodo continentale, così, forse è anche più semplice. Due. Uno e due. Regolarvi con i punti della tecnica continentale, vi consiglio di andare a vedere i tutorial relativi alla scuola di ferri circolari. 2, 3 e 4 e così via. Proseguo fino alla fine del giro. Ci vediamo alla fine del giro, così vi faccio vedere l'inizio del giro successivo e vi spiego poi sostanzialmente quali sono i passaggi successivi. Ho terminato il giro e dobbiamo iniziare quello successivo, però prima a questo punto mettiamo il marcapunti. E quello che sappiamo dei ferri circolari è che dovremo lavorare sempre a dritto. Scusate, qua ho fatto una roba, ecco qua, no, questo qua era da togliere. Ok. Dobbiamo lavorare a dritto. Ecco, rimettiamo il marcapunti sul dritto. E a rovescio sul rovescio. In questo caso abbiamo un dritto, lavoriamo col dritto. Lavoriamo col dritto. Adesso passo all'altra mano che viene più comodo. E lavoriamo rovescio sul rovescio in questo modo. Dritto sul dritto. Rovescio sul rovescio. Questo ci porta ad avere una lavorazione coste 2-2. Proseguiamo per un po' prima di passare poi alla realizzazione dello sprone. Vi ricordo che questo è il collo. Io lo faccio con il collo alto in modo che sia abbastanza caldo. Infatti questi maglioncini glieli metto quando andiamo in montagna. 1 2, vediamo qualche altro punto insieme. Ricordatevi sempre di mantenere il marcapunti. Ve ne servirà soltanto uno perché poi per il resto dipende, diciamo, come siete abituati a lavorare. Io sono abituata a lavorare che i punti li conto, ma se non siete abituati a lavorare, poi dovrete metterli ogni tot per aumentare il numero delle maglie ogni 6 giri. E poi, diciamo, nel prosieguo vi spiegherò meglio cosa fare. Adesso io vado avanti per un po' e ci vediamo quando avrò finito la parte del collo. Quindi proseguiamo così fino a una certa lunghezza che vi dirò successivamente. Ci vediamo dopo. Rieccoci. Allora, io ho lavorato in questo modo per circa, ve lo faccio vedere qua, sono 12 centimetri, sono 10-12 centimetri. L'ampiezza del collo con le mie 84 maglie si estende fino ad arrivare a circa 27 centimetri, 28 centimetri addirittura, il che vuol dire che la testa di un bambino ci passa. Questa è una misura, questa è la prima misura che vi serve, quindi la possibilità di far passare la testa del bambino, ma poi vi servirà anche, la misura delle spalle, ma quello lo vedremo successivamente. Comunque quella è una cosa che potete modificare in corso d'opera, perché essendo un top down. Questa è la prima misura di riferimento a cui devo fare attenzione, perché naturalmente ci deve passare la testa del bambino, in questo caso della bambina, ma poi ci servirà l'ampiezza delle spalle, ma quello lo potremo determinare man mano lavoreremo. Quindi io adesso sto facendo l'ultimo giro, lo faccio insieme a voi, dopodiché cambierò tipo di lavorazione. 1 e 2. Cinque e sei.
Magari vado avanti autonomamente fino alla fine del giro. Vi volevo fare vedere un po', una volta che avrete preso la mano, quanto è spedito il lavoro. E ci vediamo alla fine del giro, così è molto più, diciamo, non si perde tanto tempo. Ecco qua, ho finito il giro, ho tolto il marcapunti. Perché l'ho tolto? Perché adesso dobbiamo cambiare i ferri. Passiamo ai ferri della misura più grande, che sono quelli del 4, del 4, scusate. Quindi semplicemente prendiamo il nostro filo già preparato. Anziché lavorare con l'ago che abbiamo in questo momento nel lavoro, andiamo a spostare i punti lavorandoli tutti a dritto sul ferro numero 4. Alla fine di questo giro, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente reinserire il marcapunti in modo da non perdere qual è l'inizio del lavoro. Vedete, è molto semplice anche il trasferimento, non è niente di complicato, semplicemente li lavoriamo sul ferro nuovo e ce li ritroveremo sul filo che io adesso ovviamente ho preso un po' più lungo perché dovremo gestire tutta la parte degli aumenti, quindi è probabile che all'inizio, anzi è quasi sicuro che all'inizio, dovremo lavorare con il Magic Loop. Sposto questo da questa parte. Ecco qua. Diciamo che il procedimento l'avete visto, sospendo, ci vediamo alla fine del giro. Abbiamo terminato il nostro giro, siamo passati ai ferri circolari numero 4 con il cavo da 40 cm. Adesso cosa dobbiamo fare? Io ho rimesso il mio marcapunti, dobbiamo aggiungere 12 aumenti, quindi abbiamo 84 maglie, dobbiamo aggiungere 12 aumenti, significa che dobbiamo fare un aumento ogni 7 maglie. Cominciamo a farlo. Una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie. Poi cosa faccio? Prendo questo, vedete? Il filo che c'è tra le due maglie, quello posteriore, lo metto sul ferro, lo passo su questo e lo lavoro ritorto in questa maniera. In questo modo ho un aumento invisibile, rivediamolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, con il ferro di sinistra prendo il filo che c'è tra le due maglie, quello posteriore, lo passo entrando dal davanti sul retro su quello di destra, lo riprendo da dietro. So che c'è una maniera più meno complicata di farlo, ma questo qua, diciamo, è un passaggio in più, ma a me viene più semplice, quindi poi, insomma, regolatevi voi. E lo ripasso sul ferro. Poi lo vado a prendere sul davanti, entro da davanti verso il retro e faccio una maglia dritto. E così ho il mio punto invisibile. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prendo, passo, e così 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ve lo faccio rivedere. Allora, con il ferro di sinistra entro dal davanti verso dietro e prendo la solina tra i due punti posteriore. Poi lo passo sul ferro di destra entrando dal davanti verso il retro, lo riprendo da dietro, entro sul davanti e faccio la mia maglia dritto. E 7.
Entro dal davanti verso dietro. Lo prendo con il ferro di destra, lo riprendo con il ferro di sinistra dal retro e lo lavoro sul davanti come si fa con una maglia a dritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vediamo l'ultimo insieme e poi dopo finisco il giro e vi spiego cosa succede. Lo prendiamo con il ferro, lo giriamo e lo lavoriamo ritorto. 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7 e così via fino alla fine del giro. Ci vediamo alla fine del giro. Eccoci qua, finito il giro di aumenti, io sono ho, sul ferro ho 96 maglie che è un multiplo di 24. Io lo faccio così per comodità perché adesso vi spiego qual è la mia logica degli aumenti. La mia logica degli aumenti è che io aumento 24 maglie ogni 6 ferri. Nel raglan tradizionale, quello che noi facciamo è aumentare 8 maglie ogni 2 ferri. In questo caso, quindi nello sprone tondo che utilizziamo per fare questo maglioncino e che ci fa sfruttare al meglio il motivo jacquard della lana, io vado a fare gli aumenti ogni 6 giri, ma faccio 8x3. 8x3 significa che praticamente se io aumento ogni 8 maglie ogni 2 giri, 8 per 3 fa 24, quindi devo aumentare 8 per 3, 24, ogni 2 per 3, 6 giri. Non so se sono stata chiara, quindi i miei aumenti saranno 24 maglie ogni 6 giri. Allora, se non avete un multiplo di 24, perché io vi consiglio sempre, anche se vi ho dato le mie misure e il mio campione, anche se utilizzate gli stessi ferri e lo stesso filato, sicuramente la vostra mano sarà diversa, quindi vi consiglio sempre di fare un campione. Vi dicevo, se avete la necessità, o comunque vi ritrovate nella condizione di non avere un multiplo di 24, non vi preoccupate, prendete il numero dei punti che avete sul ferro, dividetelo per 24 e saprete ogni quanti punti dovrete fare un aumento. Allora a questo punto io cosa faccio? Proseguo con i miei aumenti. Siccome 94 è un multiplo, 96 è un multiplo di 24, con quindi 24 per 4 fa 96, io ogni 4 maglie faccio un aumento. Fatto nel modo che abbiamo visto precedentemente. E vado avanti in questo modo fino a quando raggiungo la larghezza delle spalle che mi serve. Quindi sono 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Faccio il mio aumento. 1, 2, 3 e 4. Faccio il mio aumento. Uno, due, tre e quattro. Faccio il mio aumento. E vado avanti così fino alla fine del giro. Alla fine del giro avrò 24 maglie in più, quindi dopo aver fatto questo giro di aumenti, andrò avanti per 5 giri senza aumenti e poi ricomincerò. Questo fino al raggiungimento della larghezza delle spalle, che ricordatevi in questo caso comprende anche le braccia, quindi ci serve proprio la circonferenza delle spalle con le braccia incluse. Quindi io vado avanti in questo modo e ci vediamo quando avrò raggiunto la larghezza desiderata, così poi vi spiego come fare la divisione per il calcolo delle maglie sulle maniche. Allora, un'altra cosa che ho notato, adesso non so se l'ho notato per caso, solitamente la mia larghezza io la raggiungo, ma non è una regola generale, ma solitamente io la mia larghezza la raggiungo più o meno dopo aver triplicato il numero delle maglie che ho messo all'avvio. Quindi se io ho messo all'avvio 84 maglie,
84 per 3 fa 8 per 3, 24, 252 maglie. Non è una regola generale, possono essere 8 in più, 8 in meno, 10 più, 10 meno, così, però comunque diciamo che mi sono ritrovata più o meno in questa proporzione. Quindi io vado avanti e ci vediamo poi per proseguire insieme nella lavorazione. Allora, prima di andare avanti e farvi vedere dove sono arrivata, vi volevo fare vedere cosa succederà adesso. Io ho questa circonferenza e ho questo diametro, sono 41 centimetri. Lo sto facendo per una bambina di 4 anni. Allora, sicuramente i 41 centimetri sono più larghi dell'ampiezza delle spalle, però come vi dicevo dovete considerare il fatto che c'è parte della manica anche. Considerate che quando fate un maglioncino quadrato, avete questa sezione qua e poi la manica viene aggiunta. Qua invece la manica viene già inglobata in parte dello sprone, quindi è chiaro che deve essere più largo. Poi in ogni caso, essendo una lavorazione top down, io vi consiglio di provarla man mano che la realizzate, quindi così potete regolarvi. Un altro consiglio che vi do è quello di prendere un maglioncino o comunque un capo del bambino a cui lo state facendo e misurare, diciamo, da manica a manica in modo da capire se siete nell'ampiezza giusta. Quindi, a questo punto io, come vi dicevo, ho quasi triplicato le maglie che ho messo all'avvio e sono arrivata a 240 maglie. A 240 maglie io farò questa divisione. Partirò con 33 maglie, quindi dal centro della parte posteriore. Poi 54 maglie le metterò in sospeso per la manica, 66 sono lo sprone parte davanti, 54 sono l'altra manica e 33 l'altra metà della parte posteriore. Poi, quando unirò il davanti e il dietro lavorando soltanto sul diciamo, corpo centrale del mio golfino, andrò ad aggiungere le maglie per il sottomanica. In questo caso ne aggiungerò 5 per parte, 5 da una parte e 5 dall'altra. Quindi questo è un po' il riassunto di quello che faremo successivamente. Adesso riprendo il lavoro e vi faccio vedere come lo organizziamo. Ed ecco il nostro lavoro, vedete? Guardate come si vede bene anche il motivo della lana che crea questo effetto un po' jacquard. Allora, a questo punto cosa dobbiamo fare? Io ho finito l'ultimo giro. Aspettate che mi è scappato un punto. Ho finito l'ultimo giro, ho iniziato il giro in cui dovrò fare la divisione. Quindi, in base a quello che ci siamo dette prima, adesso ve lo faccio rivedere. In base a quello che ci siamo dette prima, inizierò con il lavorare 33 maglie, ne metterò in sospeso 54, poi 66, poi 54 e poi ancora 33. Allora, ne ho già lavorate 3 per non perdere il marcapunti. Quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove e venti. Ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, 30, 33. Fatemele ricontare per 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Perfetto. A questo punto io utilizzo, potete utilizzare qualsiasi cosa, anche un filo di lana avanzato ad altre lavorazioni, ma io utilizzo questi comodissimi raccoglimaglie, così sono sicura che non si perdono, soprattutto avendo due bambine piccole in casa che toccano tutto. Allora, raccolgo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, nove e 10. Devo arrivare a 54, aspettatemi un attimo. Rieccomi, ho raccolto le mie 54 maglie nello spillone, vedete? Così ce le ho tutte sistemate.
sistemate. Allora, a questo punto io, come vi dicevo, devo fare 5 maglie per il sottomanica. Una, si è staccato il filo. Perché ho fatto una stupidaggine, ma così vi faccio vedere anche come unisco il filo. Allora, mi è finito il gomitolo. A questo punto io cosa faccio? Lego il gomitolo nuovo, faccio un nodino e tengo dentro il filo del gomitolo vecchio. Così lo rifacciamo che non l'avete visto. Allora, prendo il filo del gomitolo vecchio, il filo del gomitolo nuovo, faccio un nodino così e tengo dentro quello del gomitolo vecchio. Poi rifaccio la stessa cosa, però stavolta con il filo del gomitolo vecchio, tenendo dentro quello del gomitolo nuovo. Così. Poi li faccio scorrere, vedete, uno sull'altro. In questo modo, e taglio le due codine. In questo modo il filo rimane, il nodino rimane compatto e poi posso nasconderlo sul retro del lavoro. Eravamo arrivati a, vi dico, quanti ne avevamo? Non ne avevamo fatti neanche uno. Allora, dobbiamo fare 5 maglie per il sottomanica. Una, due, tre, 4 e 5, 5 maglie per il sottomanica. A questo punto prendiamo le maglie che sono ancora sul ferro e le andiamo a lavorare in continuità, così in questo modo. Come vi dicevo, queste maglie da lavorare sono 66 e quindi questa è la parte dello sprone davanti. Vedete, la manica rimane in sospeso qui, questa è la metà dello sprone dietro, questo è lo sprone davanti. Dovremo fare la stessa cosa dall'altra parte. Adesso io faccio le 66 maglie che costituiscono lo sprone davanti e poi ci rivediamo per l'altra manica. Ed eccoci qua, quindi io ho lavorato le 66 maglie che sono quelle dello sprone, della parte davanti dello sprone. Adesso prendo l'altro spillone, raccoglio i punti e faccio la stessa cosa. Quindi mi posiziono sulla maglia successiva e le raccolgo con il mio spillone, raccoglio i punti. 1, 2, fino ad arrivare a 54. Poi, raccolti i 54 punti, andrò a fare le 5 maglie che seguono le 66 dello sprone e poi mi riunirò alla parte dietro dello sprone e quindi lavorerò soltanto sulla parte del corpo, lasciando in sospeso entrambe le maniche. Allora, io questa cosa adesso vi ho fatto rivedere appunto come si mettono i punti sullo spillone. Se ce l'avete, guardate, è una grandissima comodità. Poi potete utilizzare tranquillamente anche, guardate, vi faccio vedere. Un filo con un ago da maglia in cui andate con cui andate a recuperare tutte le maglie facendo passare il filo e lasciandolo comunque annodato o libero, insomma, non dovrebbe essere. Se lo lavorate, diciamo, in condizioni non estreme come quelle in cui a volte lavoro io, dovrebbe reggere abbastanza bene. Io però, come vi dicevo, preferisco, soprattutto per i maglioncini per bambini, preferisco metterli sullo spillone, perché mi risulta più comodo il lavoro e tra l'altro mi risulta anche molto più sicuro. Ecco qua. Allora io proseguo e vi faccio vedere poi quando mi riunirò alla parte dietro. Ci vediamo dopo. Adesso, come vedete, si riesce a delineare perfettamente il nostro maglioncino. Quindi questa è la parte poi del corpetto, vedete? La parte del corpetto. Queste sono le maniche, tutte e due le maniche che sono state messe in sospeso. Io adesso lavorerò in tondo soltanto su questa parte qua, su questa parte, che costituisce appunto il corpetto del maglioncino.
Andrò avanti fino alla misura che desidero, poi riprenderò le coste 2-2, cambiando ancora una volta il ferro e quindi utilizzando quello di mezza misura più piccolo, ma quello lo vedremo poi insieme. Quindi in questo momento io continuerò a lavorare normalmente. Stavolta dovrò usare il Magic Loop perché nel frattempo avevo anche cambiato il cavo, avevo preso quello più grande perché non mi ci stavano più tutti i punti. Quindi, in base diciamo, alla larghezza del maglioncino che dovete realizzare, vi consiglio di utilizzare una misura adeguata di cavetto per evitare che poi i punti siano troppo stretti e rendano difficoltosa la lavorazione. Lavorerò in questa maniera, anzi, adesso vi faccio vedere cosa succede, che andiamo a riprendere i punti del sottomanica. Ecco, questo dovevamo vederlo insieme. Adesso facciamo scorrere il cavetto, tiriamo fuori un po' in modo da poter lavorare agevolmente. Così, ecco qua. Qua ci sono i punti che avevo aggiunto per il sottomanica. Semplicemente mi limiterò a lavorarli tirandoli un pochino così per far scorrere meglio il ferro all'interno della solina. E così via. Ricomincio con i punti dello sprone davanti. Quindi adesso vi faccio vedere. Vedete? Ho lavorato i punti del sottomanica, adesso continuo a lavorare normalmente i punti della parte anteriore dello sprone. E vado avanti così. In continuità. La stessa cosa naturalmente farò dall'altra parte e poi continuerò nei giri successivi fino alla lunghezza che riterrò opportuna per il mio maglioncino. Ci vediamo dopo. Rieccoci qua. Come vedete, io sono andata avanti e ho fatto tutta la parte del corpo del maglioncino. Adesso io diciamo che dallo scalfo in poi ho fatto circa 10 centimetri per un totale complessivo dalla spalla alla fine, diciamo, del corpetto di 32 centimetri. Posso allungarlo ulteriormente se voglio, e in effetti lo allungherò perché ho intenzione di fare un bordo a coste 2-2 di circa 15 giri. 15 giri corrispondono a, ve lo dico subito, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sono circa 5 centimetri, quindi si allunga ancora di circa 5 centimetri. Allora, quello che faremo adesso è passare ai ferri circa. Ah, ecco un'altra cosa che vi volevo dire: quando io ho messo le maglie sul ferro, quindi anche quelle sotto lo scalfo della manica, sono arrivata a 142 maglie, che non è un multiplo di 4. Noi dobbiamo tornare al multiplo di 4. Quindi, nell'ultimo giro, cosa ho fatto? Io, in corrispondenza del sottomanica, quindi dove avevo aggiunto i punti, ho aumentato ancora ulteriormente un punto. Lo potete fare in qualsiasi punto della circonferenza, visto che si tratta di due, distribuiteli in maniera omogenea, ma anche se non sono precisissimi va bene lo stesso, perché tanto comunque appunto si tratta soltanto di due punti. Quindi adesso
passiamo dai ferri numero 4 ai ferri numero 3 e mezzo e iniziamo con la nostra lavorazione a costo 2,2, così come abbiamo fatto per la parte del collo. Quindi semplicemente ci riagganciamo al lavoro, passiamo ai ferri del 3 e mezzo e facciamo due dritti e due rovesci. Due dritti e due rovesci. Due dritti e due rovesci. E due rovesci. In questo modo facciamo l'elastico di fine maglioncino, quindi della parte bassa del maglioncino. Come vi dicevo, io andrò avanti per circa 15 giri, che corrispondono a circa 5 centimetri. Finiti questi 15 giri, possiamo iniziare con la lavorazione delle maniche e là faremo un altro video perché vi farò vedere come si riprendono i punti della manica e come poi fare a ricongiungersi alla parte inferiore del sottomanica. Quindi io vado avanti con le mie coste 2,2 con i ferri del 3,5. Aspettate che vi faccio vedere altri due passaggi. Due dritti e due rovesci. Due dritti e due rovesci. E così via fino alla fine del giro. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, io ho finito l'elastico, ho fatto i 15 giri che vi dicevo e adesso vi faccio vedere la chiusura elastica, quindi seguendo quelle che sono i punti che abbiamo effettuato fino ad adesso, quindi chiuderemo una parte di punti a dritto e una parte di punti a rovescio. Eccoci qua ancora una volta, Eccoci qua, io ho terminato l'elastico e adesso siamo pronti per realizzare insieme la chiusura. Prima di passare alla chiusura, però, volevo dirvi una cosa. Quando vi ho dato la misura dei 30 cm poco fa, ho fatto un errore. Quindi prima ho fatto un errore, nel senso che la chiusura, la lunghezza dalla spalla al bordo sono di circa 40 cm, 40-41 cm. Non 30 come vi avevo detto, se no il maglioncino viene troppo corto. La larghezza complessiva invece è di 29 centimetri, quindi 29 per 2 sono 58 centimetri. Questo per darvi anche un po' di misure di riferimento. Adesso passiamo subito insieme alla chiusura. Come vi dicevo, lavoreremo a dritto i punti a dritto, chiuderemo a dritto i punti a dritto e a rovescio i punti a rovescio. Semplicemente adesso prendiamo il nostro filo, entriamo. Facciamo un punto a dritto, prendiamo il punto precedente e lo facciamo scorrere. Prendiamo il punto precedente e lo facciamo scorrere. Adesso lavoriamo il punto che segue al rovescio, così. Prendiamo il punto precedente e lo facciamo scorrere sopra. Lavoriamo ancora al rovescio, prendiamo il punto precedente e lo facciamo scorrere sopra. Vediamo ancora, magari allargando un po' la telecamera in modo che vediate bene. Lavoriamo il punto a dritto, normale, poi prendiamo il punto che si trova già sul ferro di destra e lo facciamo scorrere sopra. Lavoriamo a dritto, prendiamo il punto e lo accavalliamo. Lavoriamo a rovescio, prendiamo il punto e lo accavalliamo. Lavoriamo a rovescio. Prendiamo il punto e lo accavalliamo e così via per tutti gli altri punti. Vedete, nel frattempo il maglioncino si sta chiudendo, quindi il bordo si va chiudendo e si va delineando. Così. Vi ricordo che questo bordo l'ho fatto con i ferri del 3,5.
Vedete? Quindi adesso vedete il bordo che si sta chiudendo. Io proseguo così fino alla fine e ci vediamo fra poco per la ripresa dei punti delle maniche. A dopo. Ed ecco qua, come potete vedere, il bordo del maglioncino terminato. Rimane piuttosto elastico perché abbiamo seguito quella che è la, diciamo, il verso dei punti che abbiamo lavorato, e quindi diciamo che così abbiamo concluso la parte centrale del maglioncino. Adesso quello che dobbiamo fare è riprendere i punti della manica. Quindi io ho ripreso il mio ferro numero, aspettate che era qui, eccolo qua, il mio ferro del numero 4. Semplicemente apro lo spillone e vado a riprendere tutti i punti, li riporto tutti sul ferro. In questa maniera. Sono un po' tantini, quindi direi che forse adesso che avete visto, proseguo e poi ci vediamo dopo. Così evitiamo di utilizzare troppo tempo per farvi vedere qualcosa che poi alla fine è abbastanza semplice, ma che non riesco a farlo molto velocemente. Poi punto. Forse riusciamo a farlo in un tempo ragionevolmente breve. Quindi, ripresi i punti sul ferro, cosa dobbiamo fare? Questo era rimasto fuori, poi lo sistemiamo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a utilizzare il filato per riprendere i punti e lavorare la manica. Vi ricordate che quando abbiamo fatto il corpo abbiamo aggiunto 5 punti nel sottomanica e 5 punti dovremmo aggiungere anche qua. Anzi, adesso vi dirò un segreto che io utilizzo per far venire bene le maniche. Ma ce n'è ancora di punti. Eccoli qua. Ho riportato tutti i punti sul ferro. Abbiamo detto che devo aggiungere 5 punti. In realtà io ne aggiungo sempre 7. Adesso vi spiego perché. Adesso prendiamo il nostro cavetto. Ne aggiungo 7 perché vedete questa parte qua? Questi sono i punti che io ho messo nel sottomanica, ma resta questa parte qua. E siccome io non voglio che rimangano buchini, io metto su dei punti anche per andare a coprire questa parte qui. Quindi metto i 5 punti centrali più un punto qua e un punto qua. Allora, a questo punto prendiamo il nostro filato, che prenderò stavolta dall'esterno perché dall'interno vedo che fa un po' fatica. E metto sul ferro uno, due, tre, quattro, cinque, sei e 7. Ok, adesso con il magic loop un attimo di pazienza, così vi faccio vedere. Riprendo tutti i punti e lavoro tutto a dritto.
Quindi, anziché avere i 54 punti che ho lasciato sul ferro, me ne ritroverò 54 più 7 fanno 61, giusto? 61 punti. Poi, naturalmente, di questo dobbiamo tenere conto quando andremo a fare il polsino della manica, ma io regolarmente un po' di punti quando faccio il polsino li tolgo per farlo venire un po' più aderente al braccio. Quindi vado avanti, ci vediamo alla fine del giro, così vi faccio vedere quando congiungerò le due parti. Ecco qua, vedete? Ho unito le due parti lavorando sui punti che avevo avviato in precedenza. Quindi adesso continuo a lavorare. Adesso qua, in questo punto qua, metterò il mio marcapunti. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui metterò il mio marcapunti. Lo metterò dopo. Tolto, ma non so dove l'ho messo. Beh, comunque lo metterò dopo il marcapunti e metterò il mio marcapunti in modo da non perdere poi l'inizio del giro. E nel frattempo continuo a lavorare con la tecnica del Magic Loop, quindi ho un cavo piuttosto lungo, ma lo uso in questa maniera in modo da poter utilizzare la tecnica del Magic Loop. Vedete, io sposto in modo che da poter lavorare agevolmente con il ferro. E così proseguo fino alla lunghezza desiderata. Per quanto riguarda la lunghezza della manica, vi dirò dopo, quando avrò fatto la lavorazione, a quanti centimetri mi sono fermata. Quindi a questo punto io proseguo nella mia lavorazione e quando poi la manica sarà finita, l'unica cucitura che andrà fatta sarà questa, quella del sottomanica. Andremo a cucire questa parte con questa. Allora, io fino adesso, vi dico la verità, lo avevo fatto sempre unito, però mi è capitato un caso in cui un pezzettino di manica mi si è scucito e non mi è piaciuto come risultato. Per cui a questo punto preferisco lasciare il cavo di avvio un po' lunghino in modo da cucire poi il pezzo e non rischiare così che la manica si scuccia in corso d'opera, specialmente considerato che questo è un capo che è destinato a una bambina che quindi comunque va da sé, si muoverà parecchio, volevo che fosse più sicuro possibile. Quindi utilizzo questa tecnica e l'unica cucitura che noi, le uniche due cuciture che noi faremo saranno quelle del sottomanica, che sostanzialmente sono 7 punti, 7 punti da una parte e 7 punti dall'altra. Ci vediamo alla fine del lavoro. Ed eccoci qua, io ho quasi terminato la mia manica, ho fatto 49 giri complessivamente, adesso sto facendo il 50esimo in cui andremo a fare delle diminuzioni per fare in modo che il polsino sia un po' più stretto, come vedete qua, vedete? Sono soltanto 5 diminuzioni che danno la possibilità A di restringere il polsino e B quella di avere un numero di maglie che sia un multiplo di 4, perché facendo le coste 2-2 abbiamo sempre la necessità di lavorare su un numero multiplo di 4 maglie. Di 4. Allora, a questo punto, appunto, faremo insieme il giro in cui faremo le diminuzioni, che sono diminuzioni normali, quelle che facciamo di solito, e in più andremo a lavorare, andremo a vedere l'inizio della lavorazione del polsino con le coste 2-2, che abbiamo già visto per il collo e anche per il bordo del maglione, però comunque vedremo insieme perché sicuramente male non fa un ripassino. Allora, la manica, da quando ho iniziato a lavorarla, misura circa 19 centimetri. Perché la manica, in teoria potrebbe sembrarvi corta, ma in realtà non è corta, perché la nostra manica in questa lavorazione inizia qua, vedete? Quindi la manica risulta più lunga. Poi, in ogni caso, come dico sempre, e visto che ho avuto già un'esperienza con le amiche del canale, vi consiglio, quando realizzate un capo che dovete indossare o dovete fare indossare ai vostri bambini o comunque che dovete regalare, se non avete un capo di riferimento a disposizione, utilizzate le tabelle che esistono su internet e che sono validissime e che si riferiscono a tutte le diverse taglie. Nel caso in cui invece
aveste un capo a disposizione, il consiglio più logico e più sensato che vi do è quello di andare a misurare esattamente sul capo che avete a disposizione, oppure nel caso della lavorazione top down, visto che lo consente, di misurarlo addirittura addosso. Sicuramente per la manica sarà un po' più difficile, però comunque il suggerimento che vi ho dato prima di utilizzare un capo già pronto è molto valida, quindi vi consiglio di fare in questa maniera. Io ho misurato ed è tutto a posto, quindi posso procedere con le diminuzioni e poi con la realizzazione del polsino, che sarà fatto su 12 giri, non su 15 come avevo fatto quello del bordo finale. Io ho lavorato già dopo il marcapunti, ho lavorato 3 maglie. Ne lavoro ancora qualcuna. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essendo 61 maglie e dovendone diminuire 5, io dovrò fare delle diminuzioni ogni 12 maglie, quindi ne ho lavorate 10, l'undicesima e la dodicesima le lavoro insieme in questo modo. Ecco, sono un po' lontana dalla fine del ferro e questo, ecco qua, le lavoro insieme. Adesso andiamo a lavorare altre 10 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E a questo punto andiamo a lavorare insieme le due successive. Alla fine di questo giro avremo diminuito di 5 maglie, quindi avremo complessivamente 56 maglie, che è un multiplo di 4 e quindi va benissimo poi per realizzare il nostro bordo a coste 2-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Le prossime due le lavoro insieme, dopodiché proseguo autonomamente e riprendiamo la registrazione quando vi faccio vedere l'avvio delle coste 2-2. A dopo. Fatte le mie diminuzioni, ci vediamo subito per iniziare il bordo a coste. Anche in questo caso partiremo con due dritti e andremo avanti con due rovesci. Ecco dritti e due rovesci. Ancora due dritti e due rovesci, due dritti e due rovesci e così via fino alla fine del giro. Andiamo avanti in questo modo per 12 giri. La chiusura l'abbiamo già vista quando abbiamo fatto il bordo del maglione. Quindi chiuderemo a dritto i punti a dritto e a rovescio i punti a rovescio. Alla fine otterremo questo risultato. Vedete questo polsino che rimane un po' più stretto rispetto alla manica, primo perché abbiamo diminuito di 5 punti, che su 61 sono comunque una parte abbastanza rilevante, e sia per il fatto che abbiamo utilizzato un punto che causa questo restringimento, quindi questo punto elastico che causa questo restringimento e che fa bello il polsino. L'ultima cosa che mi resta da farvi vedere è la cucitura del sottomanica. Adesso vi faccio vedere. Vedete che io avevo lasciato un filo all'inizio attimo che vi faccio vedere. Avevo lasciato un filo all'inizio, c'è un sacco di roba qua, un po' lunghino,
per permettermi poi di riprendere tutte le maglie sottostanti. Dobbiamo praticamente far combaciare le maglie che abbiamo aggiunto con le maglie che avevamo lasciato in sospeso scusate, le maglie che abbiamo aggiunto nel sottomanica con le maglie che abbiamo aggiunto nella manica. Adesso prendo un ago e vi faccio vedere. Allora, ho preso il mio ago e adesso mi accingo a cucire, però io non parto direttamente da questi punti, vado un po' più in là e vado a prendere i punti che si trovano di fianco a quelli che ho aggiunto. Perché faccio questa cosa? Per evitare che restino dei buchini. Ve ne accorgete, comunque li vedete. Adesso invece vado a prendere, come vi dicevo, i punti che ho aggiunto da una parte e i punti che ho aggiunto dall'altra, prendendo entrambe le asole in modo da non lasciare buchini. E vado da una parte e vado dall'altra. Tutte e due le asole, mi raccomando, prendete tutte e due le asole da una parte e dall'altra. Vedete che prendo tutte e due le asole da una parte e dall'altra. Qua prendo tutte e due le asole da una parte e dall'altra, tutte e due le asole da una parte e dall'altra, tutte e due le asole da una parte e dall'altra. Aspettate che qua devo prendere bene l'altra asolina, eccola qua. Poi proseguo, come vi dicevo, nei punti vicini. Torno indietro un paio di volte per assicurare la cucitura. E come vedete, questo è il risultato. Cucitura pressoché invisibile, non ci sono buchini. Ed è anche resistente, perché vi dicevo il problema che avevo avuto quando ho fatto gli altri golfini è stato quello che la cucitura a un certo punto, cioè il fatto che li avessi fatti in continuità, ve lo dico, che li avesse fatti, diciamo, riprendendo le maglie, non mi aveva consentito di affrancare bene il filo e quindi poi il punto si era scucito. Invece in questa maniera, come vedete, non ho nessun tipo di problema. Ho la mia cucitura perfettamente effettuata, invisibile. Da una parte e dall'altra ed è perfetto. Bene, io spero che questo tutorial sia stato chiaro, che vi sia di spunto per realizzare i capi per voi, per i vostri bambini, per le vostre bambine da regalare e quant'altro. Era un po' che non facevo un tutorial, quindi sono anche un po' emozionata. Non ho fatto tutorial per motivi personali, quindi non mi sono mai fermata, diciamo, con la creatività, però non ho avuto proprio la possibilità di realizzare dei tutorial. E a questo punto io spero che appunto questo tutorial vi sia piaciuto, che i passaggi siano tutti chiari, altrimenti lasciatemi un messaggio, contattatemi tramite i riferimenti che vi lascerò giù nell'info box e per il resto vi aspetto per i prossimi tutorial. Vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qua e vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Alla prossima!